Ciao a tutti, in questo breve video di oggi faremo la recensione del laptop che abbiamo comprato qualche giorno fa e oltre alle caratteristiche generiche che trovate anche sulle altre recensioni, vorremmo poi dare qualche dettaglio di aspetti che invece non avevamo trovato recensiti prima dell'acquisto. Il laptop è un Teclast F15 Plus 2, il peso è di 1,650 kg. La grandezza del monitor è di 15,6 pollici, è un Full HD IPS opaco, il processore è un Intel Celeron N4120 Gemini Lake da 2,6 GHz. La RAM è da 8 GB DDR4 e la connessione è di tipo Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2. Il laptop è costruito interamente in alluminio. L'hard disk è un SSD da 256 GB, ma si può sostituire con uno di maggiore capacità e ha tre porte USB, di cui una USB 3, una USB Type-C e una USB 2. Abbiamo una presa mini HDMI per proiettare lo schermo su un altro dispositivo, un jack per le cuffie, un lettore micro SD e l'ingresso dell'alimentazione ha una spia, che indica lo stato della carica. Abbiamo un trackpad molto ampio e sensibile e reattivo e la tastiera è di tipo QWERTY internazionale. Per averla in formato italiano vi arriveranno degli adesivi che potrete poi incollare sulla tastiera e impostare la tastiera su Windows. Ora accendiamo. Quello che non avevamo trovato sulle recensioni era in quale quantità si potessero usare programmi di video e photo editing. Ok, ora proviamo a fare un po' di editing fotografico con Lightroom. Apriamo. Ok, e vedete che una volta che siamo entrati è abbastanza reattiva la modifica della fotografia. Ok, questo è il tempo di cui abbiamo bisogno per caricare una foto diversa. Cambiamo. Ok, chiudiamo Lightroom e vediamo invece come possiamo lavorare sul video editing. Abbiamo usato il programma Power Director. Ok, abbiamo caricato dei video in formato 4K e vediamo che possiamo passare nei vari momenti del video abbastanza velocemente. Carichiamo il video e vediamo che si vede senza scatti tranquillamente. In conclusione, il computer Teclast F15 Plus 2, nonostante il costo basso, l'abbiamo pagato intorno ai 340 euro, funziona e ha le prestazioni che ci si poteva aspettare, è abbastanza veloce, certo, da utilizzare non è il top di gamma, quindi da utilizzare per un uso non professionale. Non abbiamo detto che la batteria dura 6-7 ore, per il momento stiamo riuscendo a fare tutto quello che volevamo fare, principalmente foto e video editing. A presto, spero che questo video vi sia stato utile. Come sempre, mettete mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale.